Salve a tutti, un saluto da Francesco Samani. Oggi affronterò un argomento che è stato chiesto tante volte relativo alle metodologie didattiche per la preparazione del concorso docenti. Va bene questo argomento sia per la prova preselettiva, quindi mettiamo sia per il concorso ordinario che per il concorso straordinario. Benissimo. Allora, l'argomento di metodologia didattica che oggi vorrei affrontare è quella relativa alla didattica laboratoriale. Una domanda che potrebbe uscire al quiz, essenzialmente a quale autore possiamo collegare la didattica laboratoriale. Sicuramente Dewey, che per primo fondò a Chicago una scuola laboratorio per attuare la sua idea di scuola attiva. Quindi un altro modo di parlare di didattica laboratoriale è l'utilizzo di scuola attiva. Allora, se vi andate a leggere le varie fonti ministeriali, troverete che più volte fanno riferimento, cioè danno proprio una definizione di laboratorio, e la definizione è come relativamente al tempo, un momento in cui lo studente è attivo. Quindi io scrivo momento attivo solo per sintetizzare quello che scrivo. Quindi un momento in cui lo studente è attivo, osserva, formula ipotesi, verifica le ipotesi, progetta, sperimenta, dialoga, argomenta, giustifica le proprie scelte, impara la raccolta dati, accresce le conoscenze personali e collettive, anche perché la didattica laboratoriale facilita la collettività, quindi facilita la socialità, perché il più delle volte si progetta la lezione laboratoriale dividendo la classe in gruppi, quindi ha anche una conseguenza sociale. Quindi accresce le conoscenze personali, quindi accresce le conoscenze personali e collettive. È ovvio che durante gli esperimenti in laboratorio la conoscenza di uno si somma alla conoscenza dell'altro e quindi l'accrescimento riguarda sia l'individuo, l'individualità che il gruppo.
Volendo essere molto, molto più sintetici, possiamo dire che le parole chiave di una didattica laboratoriale sono la sperimentazione e la progettazione. Anche se a me piacerebbe, insomma, che se voi riuscisse a inserire nel concorso più elementi. Badate bene che poi alcuni elementi sono molto importanti, perché se vi capita ad esempio la domanda relativa a un intervento, a un tipo di intervento in una classe dove ci sono individui che hanno difficoltà a socializzare, sicuramente la didattica laboratoriale è un momento che facilita la socializzazione. Quindi mi raccomando, vi possono essere fatte domande più o meno dirette o indirette relativamente alla didattica laboratoriale. Sempre in maniera molto sintetica, il laboratorio, che non è non va confusa la didattica laboratoriale con la didattica in laboratorio. Ovviamente la didattica laboratoriale ha queste caratteristiche. Spesso il luogo dove si attua la didattica laboratoriale è il laboratorio. Questo è solo il luogo. Però qua abbiamo parlato di tempo, cioè quando è che c'è la didattica laboratoriale? È un momento attivo. E quindi si deve sapere coniugare il sapere, la conoscenza, con il saper fare. Sicuramente, grazie ad esperienze dirette, per molti anche motivazionale. Perché? Perché per avere motivazione bisogna capire sempre il motivo per cui si impara una determinata legge, una determinata regola, un determinato assioma, una determinata conoscenza. Quindi la motivazione è collegata al motivo. E quando si fa didattica laboratoriale, si va proprio a toccare con mani, si va proprio a vedere, ad essere presenti, ad essere protagonisti di esperienze concrete. E quindi non bisogna credere, ad esempio, a delle leggi matematiche che si basano sull'assiomatica, su degli assiomi, ma è un'esperienza anche motivazionale, per cui si capiscono, si comprendono determinate regole, determinate leggi, determinate dinamiche. Ovviamente tutte le attività didattiche vanno progettate, e quindi è sempre importante la fase della progettazione. Questo vale sempre. Quindi, quando si attua una didattica laboratoriale, bisogna spiegare bene agli studenti quali problemi si affrontano e quali obiettivi si perseguono, da dove si parte, a dove si vuole arrivare. Individuazione
degli strumenti. Necessari al raggiungimento dell'obiettivo. 3. Gestione con interdipendenza positiva del gruppo, quindi cooperazione del gruppo. E condivisione, questo è importante, dei risultati e dei metodi, delle procedure da seguire che risultano anche vincenti. Produzione di gruppo, quindi possiamo scrivere produzione collegiale del risultato ottenuto che può essere considerato una delle soluzioni al problema o uno degli obiettivi da raggiungere. La fase finale è la fase di valutazione. Valutazione non solo del docente nei confronti dello studente, ma la valutazione degli obiettivi raggiunti. I gruppi non devono essere molto numerosi. I gruppi, a mio avviso, devono essere di 3-5 studenti, perché poi diventano dispersivi. Questo, la numerosità dipende anche dal carattere degli studenti e dalla disciplina degli studenti. Se abbiamo studenti molto indisciplinati, difficilmente gestibili, i gruppi tenderanno a essere più piccoli. Viceversa, se abbiamo degli studenti molto maturi, consapevoli, una classe facilmente gestibile, possiamo pensare di allargare il gruppo, ma mai superare le 5-6 persone perché, per il discorso che ho fatto in tanti video, il gruppo classe in questo caso viene diviso in tanti sottogruppi e in questi tanti sottogruppi prima o poi anche qui usciranno dei leader. Se escono più leader vanno in conflitto e la cooperazione verrebbe meno. Quindi, piuttosto che rischiare una conflittualità interna perché magari sceglie di dividere la classe in sottogruppi numerosi, meglio gruppi piccolini. Ripeto, poi dipende dalle caratteristiche della classe. Ricordatevi la parola che chiave per la quale gli studenti riescono ad affrontare un problema reale, quindi viene affrontata che cosa? La realtà. Insieme alla progettazione, vediamo se c'ho spazio qui, è fondamentale la programmazione. Della didattica laboratoriale. Quindi, nella prima fase della programmazione ovviamente c'è la progettazione, che è quella di cui abbiamo appena parlato. Nella seconda fase bisogna esporre in maniera chiara e sintetica il problema ai gruppi. Si può decidere che ogni gruppo segua problemi e obiettivi diversi per poi riunirli tutti insieme e quindi essenzialmente ogni gruppo è complementare, l'insieme di gruppi sono complementari e l'unione di gruppi dà il risultato finale, oppure i medesimi gruppi perseguono lo stesso obiettivo. Di questo forse ne avete sentito parlare poco.
Anche perché ovviamente molti di voi o hanno studiato sulle avvertenze generali o hanno seguito dei corsi e non è che si va molto in profondità relativamente alle metodologie didattiche. Abbiamo detto che è un momento anche dove la didattica laboratoriale è un momento in cui si facilita. Si facilitano gli avvenimenti sociali e quindi è importantissima la partecipazione degli studenti. Cioè, non deve accadere, a volte accade, quindi questo va monitorato, che nel gruppo uno o due lavorano, gli altri non fanno niente. Cioè, i più brillanti lavorano, gli altri dicono: vabbè, siamo in buone mani. No, ecco anche perché il gruppo non deve essere troppo numeroso. Cioè ognuno, ogni studente deve apportare, deve dare un valore aggiunto al gruppo, altrimenti la didattica laboratoriale fallisce. Questi sono gli elementi costitutivi della programmazione e quindi della didattica laboratoriale. Ovviamente gli studenti potranno fare delle richieste, avere dei dubbi e è importante guidare. Anche tramite dare una direzionalità, cioè se ci verranno posti o se ci vengono posti, ho usato il presente, lo continuo a usare fino alla fine. Se ci vengono posti delle domande, dobbiamo dare delle risposte strategiche che possano portare gli studenti verso il fatto di farsi degli interrogativi, di farsi delle domande, di darsi delle risposte che li portino più vicino, che li possano portare più vicino verso la soluzione. Quindi, magari spesso alla domanda non dobbiamo rispondere con una risposta, ma possiamo rispondere con altre domande che essenzialmente fanno suscitare nello studente dei dubbi ai quali sa rispondere e rispondendosi a quella domanda riesce a rispondere alla domanda precedente. Sicuramente ci saranno delle, quindi bisogna sarà fondamentale risolvere i conflitti. Anche perché si potrebbe pensare in maniera strategica di inserire nello stesso gruppo due studenti che non vanno d'accordo, in maniera tale che magari comprendano quanto invece sia importante nella realtà cercare di andare d'accordo per un fine comune. Perché i disaccordi spesso ci limitano, ci rallentano. Fase finale, valutazione ed autovalutazione. Questa è una fase autovalutazione. Perché tante volte mentre parlo io scrivo, però sono più lento a scrivere, poi nel frattempo continuo a parlare e mi ritrovo a scrivere quello. Cioè, io sto parlando di una cosa e mi ritrovo a scrivere quello che avevo precedentemente detto. Non è facile, mi ci devo un po' abituare, anche perché mentre parlo io sono in live, quindi rifletto, mi vengono in mente varie idee. Io penso che di aver fatto una lezione abbastanza approfondita relativamente, sono contento anzi di averla portata a termine con un video solo, quindi non ci sarà una prima parte ed una seconda parte, ma è un video unico relativamente alle metodologie didattiche e in particolare alla didattica laboratoriale. Bene, io con questo vi saluto e vi auguro un buon lavoro, un buono studio e una buona prosecuzione di giornata. Salve!